Salve e benvenuti al 31esimo video tutorial della Biegol. Come potete vedere siamo in un clima festoso, siamo in un clima natalizio e proprio per questo abbiamo deciso di farvi un regalo. Abbiamo deciso di farvi toccare con mano e quindi farvi vedere passo dopo passo la creazione di un'intera infrastruttura informatica facendo riferimento proprio a un caso reale, a un caso che stiamo progettando e che dobbiamo consegnare a brevissimo. Quindi, dotandoci di un HP microserver perché l'azienda ha pochissimi utenti, noi costruiremo un'infrastruttura informatica dotata di un firewall pfSense, dotata anche di un centralino Asterisk, e quindi vedrete come è facile e veloce creare le infrastrutture informatiche utilizzando le guide della Biegol presenti chiaramente su YouTube e utilizzando anche le appliance della Biegol. Buona visione! Benvenuti nella nostra sala tecnica. Come potete vedere, di fronte a voi si trova l'HP microserver dotato di un processore da 1,5 GHz Turion dual core, all'interno del quale abbiamo installato 8 GB di RAM che possono anche non essere HP, brandizzati HP. Noi usiamo generalmente le Kingston che non danno assolutamente problemi. Dotato anche di un external RAID all'interno del quale sono stati posizionati due dischi da 2,5 pollici da 512 giga, in modo tale che l'SXI possa vedere un unico disco da 512. È chiaro che i due dischi sono stati posizionati, sono stati più che altro configurati in RAID di tipo mirroring. E non meno importante, abbiamo la presenza di due schede di rete, una chiaramente integrata all'interno dell'HP microserver e un'altra scheda di rete sempre però HP presente all'interno ed installata nel microserver. È chiaro che tutto questo di cui stiamo parlando lo potete vedere come materiale e come dispositivi da installare direttamente sul nostro blog, perché abbiamo identificato questo server HP giusto per un'azienda con 5 unità lavorative. Alla fine abbiamo anche installato, sfruttando i 4 slot da 3,5, abbiamo installato un ulteriore disco da 2 tera in modo da poter depositare su di esso eventuali backup. Adesso siamo pronti chiaramente per collegarlo a un monitor e a un masterizzatore esterno per poter installare l'SXI. Eccoci qui, dopo aver collegato un masterizzatore esterno USB, dopo aver collegato una tastiera, un monitor e aver inserito all'interno del masterizzatore un CD autopartente dell'SXI 5.1. Quindi, dopo aver chiaramente modificato all'interno del BIOS l'autopartenza da CD-ROM, non dobbiamo fare nient'altro che accendere il nostro server e procedere con l'installazione dell'SXI. Eccolo qui, clicchiamo invio e procediamo con l'installazione. Questa guida ha una particolarità, ha dei flag che identificano il video tutorial utilizzato in passato, quindi non ci dilungheremo molto nelle spiegazioni, ma mettendo il flag vi invitiamo a vedere il contenuto del video tutorial correlato, dove potrete trovare delle spiegazioni più precise. In questo caso il sistema si sta avviando chiaramente dal CD-ROM e si sta procedendo all'installazione dell'SXI 5.1. Un attimo di pazienza.
Anche se la fase di installazione è stata accelerata al massimo, non abbiamo voluto saltare alcun pezzo proprio per farvi vedere la semplicità d'uso dell'installazione. Eccolo lì. Il sistema ha riconosciuto che è un AMD Turion 2 con un processore di tipo dual core con 8 GB di RAM. E l'SXI che si sta installando è la 5.1. Perfetto, clicchiamo Enter per continuare. F11 per accettare e continuare. E adesso sta effettuando la scansione per vedere la tipologia di dischi presenti nel sistema. Pochi secondi e avremo il risultato. Eccolo qua, vede due dischi, come detto anticipatamente. Noi dobbiamo installarlo sul disco da 500 giga, che viene visto come external disk, perché è un RAID, un external RAID. Eccolo qui, clicchiamo Enter per continuare. Scegliamo il layout della tastiera che è italiano e clicchiamo nuovamente Enter. Inseriamo la password di root, chiaramente deve essere complessa affinché sia difficilmente decifrabile, e Enter invio successivamente. Ok, dobbiamo cliccare su F11 per procedere alla installazione. Il gioco è fatto. Il sistema adesso verrà installato e quindi saremo pronti successivamente alla fase di reboot, di usarlo tranquillamente. Ho dimenticato di dirvi precedentemente che tutti i video tutorial che verranno segnati nei flag sono chiaramente presenti nel nostro canale YouTube e sono liberamente, scaricabili o consultabili. Eccolo qui, clicchiamo Enter per riavviare e il gioco è fatto. Subito il sistema è partito e dobbiamo cliccare F2 per entrare nel sistema, per
per andare a definire alcuni parametri di configurazione, inseriamo la login root e successivamente la password definita in fase di installazione. Va bene. Dobbiamo andare su Configure Management Network. Perfetto. Andiamo su Network Adapter e vedremo due schede di rete come visto precedentemente. Andiamo a definire l'indirizzo IP di una scheda di rete. Volutamente delle due schede di rete solo una è collegata per andare, come vedremo successivamente, a identificare la LAN e la WAN, facendo riferimento chiaramente all'installazione del pfSense. Questo metodo ci consente di identificare univocamente la scheda di rete collegata e quindi ad andare a conoscere quale delle due dobbiamo definire come LAN. Quindi andiamo a cliccare su Yes, abbiamo definito l'accesso SSH. Ecco qua, enable SXI shell e enable SSH. Quindi andiamo ad abilitare l'SSH. Abbiamo concluso l'installazione dell'SXI. Sistema ora è pronto per la fase successiva di installazione. Questa fase è la fase di configurazione, un piccolissimo step per far sì che il nostro SXI sia correttamente registrato. Accediamo attraverso il nostro client con le credenziali di autenticazione inserite in fase di installazione e dopo aver chiaramente ottenuto il codice seriale dal sito web di VMware, che è spiegato chiaramente nel video tutorial 4, dobbiamo procedere con il suo inserimento. Andiamo nella fase di configurazione ed edit e andiamo a inserire il nostro codice seriale. L'altro step che dovreste assolutamente fare è quello di definire l'orario del nostro vSphere. Quindi per accertarvi che sia sempre preciso e correttamente configurato dovreste inserire un NTP server da utilizzare e attivare chiaramente l'utilizzo dell'NTP server. Procediamo subito con l'ottenimento della ISO che ci consentirà di installare il pfSense. Ripeto, potete andare a vedere il video tutorial 17 per ottenere ulteriori spiegazioni che qui non vengono menzionate. Quindi utilizziamo un qualsiasi mirror che ci consentirà di ottenere la nostra ISO di riferimento. È chiaro che la ISO di riferimento deve essere a 64 bit, perché successivamente, come vedremo, creeremo una macchina a 64 bit. Attendiamo che venga correttamente scaricata. E la dobbiamo decomprimere perché è in formato TARGZ, quindi posizionata sul desktop non faremo altro che prendere la ISO e uploadarla nel nostro SXI, in un data store del nostro SXI, in modo da poterla utilizzare successivamente come CD-ROM autopartente. Quindi andiamo in Storage, Browse Data Store, e andiamo a scegliere la fase di uploading, andando a identificare chiaramente come file la nostra ISO correttamente scaricata. Eccola lì. Attendiamo qualche secondo che venga scaricata e potremo subito procedere alla creazione della VM.
dedicata al PFSense. Perfetto, fatto. Andiamo a creare una nuova VM, New Virtual Machine. Andiamo a scegliere la configurazione di tipo custom, così possiamo definire precisamente quello che vogliamo. Andiamo a identificare, dare un nome al PFSense, alla macchina virtuale, pardon. Scegliamo il data store di riferimento e la virtual machine, la versione deve essere la 8ª. Next. Ok, andiamo a scegliere come guest operating system other, perché dobbiamo scegliere un BSD, quindi FreeBSD a 64 bit. Andiamo avanti con la fase di installazione, scegliamo un numero, scegliamo un virtual socket e scegliamo 2 GB di RAM. Andiamo in questo caso però a scegliere la presenza di 2 schede di rete che ci serviranno chiaramente come LAN e come WAN. Andiamo avanti e creiamo chiaramente un nuovo disco virtuale al quale dedicheremo pochi gigabyte dei 500 che ne abbiamo, quindi scegliamo un 16 gigabyte. Andiamo avanti e finiamo, e la nostra macchina è correttamente configurata, adesso la sta creando. L'unico step che ci rimane da fare è chiaramente andare ad associare al CD-ROM della macchina virtuale la ISO precedentemente uploadata. Quindi tasto destro su PFSense, Edit Settings, andiamo a selezionare il nostro DVD drive, andiamo nel Data Store ISO File e scegliamo la ISO precedentemente caricata, pfsense.iso, ok. Andiamo a mettere il segno di spunta su connect at power on e andiamo come ultima fase a definire la partenza dal BIOS, quindi andiamo a mettere il segno di spunta su boot option la partenza dal BIOS setup screen. In questo modo, quando avvieremo la macchina, il primo step che dovremo attuare è quello di definire la partenza dal CD-ROM. Quindi apriamo la console, facciamo partire la macchina. Ed ecco qui il BIOS screen. Andiamo nella fase di boot. Scegliamo il CD-ROM drive come primo nella lista delle partenze. Exit saving change, yes, ecco qui, e adesso sta caricando il sistema operativo dal CD. Non andiamo a definire delle VLANs, quindi abbiamo identificato solo e soltanto 2 schede di rete, M0 ed M1, che dobbiamo andare successivamente a scegliere. Andiamo a definire la WAN e scegliamo la M0 e successivamente dobbiamo definire la LAN che è la M1. Andiamo successivamente a inviare, a usare l'invio. Procediamo con lo yes e abbiamo definito le nostre 2 schede di rete. A questo punto ci verrà subito visualizzato il menu classico del PFSense. Dobbiamo usare la fase 99 perché dobbiamo installare il PFSense su un disco. Eccolo qua. Andiamo ad accettare i settaggi e andiamo sul Quick Easy Install. Andiamo OK
verrà utilizzato chiaramente il disco collegato alla macchina. Pochi minuti di attesa, andiamo a scegliere il Symmetric Multiprocessing Kernel. Andiamo a cliccare su invio. Perfetto. E il gioco è fatto, possiamo riavviare la macchina, però la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo spegnerla per poter disabilitare la partenza da CD. Quindi andremo a spegnerla direttamente la macchina. Power off, sì, e andiamo nella fase di nell'editor della VM. Andiamo a selezionare il CD e andiamo a disconnettere la ISO. Ok, via. Possiamo farla ripartire per andare a verificare che tutti i collegamenti siano stati effettuati correttamente. Ricordiamoci che dobbiamo definire le due schede di rete nella VM. Quindi il primo step da fare è quello di verificare che le due schede di rete siano state correttamente collegate. Le due schede di rete virtuali siano state collegate alle due schede di rete logiche presenti all'interno del pfSense. Quindi dobbiamo fare riferimento allo schema di rete del nostro scenario per andare a definire la LAN, l'indirizzo IP fisso della LAN, per effettuare successivamente dei test di accesso al firewall e quindi verificare che la LAN sia proprio quella scheda di rete definita come scheda virtuale all'interno dell'SXI. Ok, quindi come LAN ci porta 192.168.1.1. Andiamo a scegliere chiaramente l'assegnazione delle interfacce, andiamo a scegliere la LAN per poter andare a inserire correttamente il nostro indirizzo IP fisso presente nella mappatura di rete. .192.168.10.253 netmask 24 e per il momento disabilitiamo l'utilizzo del DHCP server. A questo punto lo step che ci rimane da fare è accedere all'indirizzo IP appena settato. E dovrebbe accedere perché non abbiamo fatto alcuna modifica sulle schede di rete virtuali presenti nella macchina virtuale. Ora possiamo spegnere la macchina e procedere con lo step successivo, ossia andare a definire le due schede virtuali e collegare ognuna di esse alla scheda reale presente all'interno del microserver.
Perfetto, andiamo in edit e vediamo che le due schede virtuali in realtà fanno riferimento a una singola scheda reale e quindi dobbiamo procedere con la modifica. Andiamo nella configuration e andiamo in network adapter e successivamente in networking. Perfetto, andiamo a prendere un nuovo networking, andiamo a creare un nuovo switch, andiamo ad associare la scheda di rete non presente all'interno di networking, andiamo a dare un nome WAN, firewall, e andiamo avanti. Ok, abbiamo le due schede di rete e la WAN non è collegata ad alcuno switch fisico e andiamo ad associare la scheda di rete virtuale alla scheda di rete reale. Quindi la prima l'andiamo ad associare alla VM network e la seconda alla WAN firewall. Ok, facciamo partire la macchina e verifichiamo se la nostra associazione è stata corretta. Se abbiamo eseguito tutto correttamente, avendo collegato un solo cavo alla scheda di rete fisica, accederemo alla nostra interfaccia di pfSense. Chiaramente in questo caso abbiamo il 50% di probabilità di aver commesso la scelta giusta. Accediamo subito al 192.168.10.253 . Andiamo a fare un refresh di pagina e impiega troppo tempo per rispondere, quindi probabilmente abbiamo commesso la scelta sbagliata. In effetti abbiamo commesso la scelta sbagliata, non dovremo far nient'altro che spegnere la macchina e invertire la selezione precedentemente effettuata. Abbiamo volutamente lasciato la WAN in DHCP, andiamo su Edit Setting e facciamo l'inversione. Quindi alla prima dedichiamo la WAN Firewall, alla seconda la VM Network. Ok. E facciamo ripartire la macchina. Adesso dovrebbe essere stato tutto correttamente configurato, accederemo alla LAN attraverso l'indirizzo 192.168.10.253 e dovremo trovare la WAN staccata. Un po' di pazienza. Infatti sta perdendo più tempo del dovuto nella ricerca di una configurazione della interfaccia di tipo WAN.
Eccolo qua. Adesso arriverà il nostro, la nostra interfaccia a caratteri, il nostro menu. Perfetto. La One non è configurata perché semplicemente perché è staccata e dovremo avere una risposta positiva dall'accesso all'interfaccia web. L'abbiamo, andiamo a inserire admin e pfSense per accedere nella prima fase di installazione e avremo la dashboard, lo status della dashboard. Andiamo a cliccare su System Setup Wizard per una prima fase di installazione. Andiamo su Next, andiamo a identificare il nome e l'hostname che qui è stato offuscato per motivi di sicurezza. Andiamo a definire il primary DNS server e il secondary DNS server e successivamente su Next. Andiamo avanti su Next, però prima definiamo il nostro time zone. E andiamo a definire l'interfaccia One come static IP address, e quindi 192.168.11.1, netmask 24, e il gateway che sarà chiaramente l'indirizzo IP del router presente in azienda, 192.168.11.253. Andiamo su Next e il nostro firewall è stato correttamente configurato. L'ultima fase è quella della definizione della password di accesso amministrativa, chiaramente abbastanza forte come pesantezza. Facciamo un reload, la macchina verrà riavviata e sarà pronta per essere inserita all'interno del contesto aziendale. Perfetto. Procediamo con l'installazione del PBX asterisk, facendo riferimento chiaramente all'acquisto di una appliance del progetto BApp. Quindi andiamo sul sito beable.it, clicchiamo su BApp e clicchiamo su asterisk come virtual appliance e procediamo con l'acquisto, che in questo caso chiaramente è stato simulato. Clicchiamo su asterisk virtual appliance. E procediamo con l'inserimento di tutti i dati che ci consentiranno di creare ad hoc la virtual appliance, perché a differenza degli altri operatori noi non procediamo alla vendita o alla fornitura di una virtual appliance uguale per tutti, ma è diversa da cliente a cliente. Ci facciamo dare chiaramente i dati delle rispettive reti in modo tale che possa essere cucita su misura. E chiaramente seguiamo anche il cliente nella fase successiva di eliminazione dei problemi. Quindi si deve andare a inserire l'indirizzo IP del centralino, il gateway della rete, la netmask, il DNS primario e secondario e il formato del file che si vuole utilizzare, sia che sia un OVF, può essere anche un file di backup del Proxmox. Si possono inserire delle note. In questo caso abbiamo scelto il file OVF perché il cliente ha deciso un'infrastruttura di tipo VMware e chiaramente tutti i dati che ci consentiranno di emettere regolare fattura.
essendo chiaramente un caso reale come inizialmente spiegato, abbiamo preferito oscurare chiaramente tutti i dati del cliente. Anche se sono dati che chiaramente si possono trovare tranquillamente su internet. Ok, scegliamo la modalità di pagamento che può essere di tipo bonifico o PayPal e inviamo l'ordine. A questo punto in email riceveremo un'email di conferma ordine. Potremo procedere chiaramente al pagamento nel caso in cui dovesse essere bonifico e nell'arco di un giorno, due giorni, riceveremo sempre nella stessa email il link. Il link in pratica della virtual appliance da scaricare insieme anche alla password per estrarre i file. Quindi andiamo su libero.it perché abbiamo scelto un'email di test, non è la nostra aziendale, quindi andiamo su libero.it per completare la simulazione. E dovremmo aver ricevuto l'email di conferma d'ordine. Perfetto. BA*** Virtual Appliance, cliccando e c'è l'email chiaramente di conferma d'ordine e qui in questo caso è arrivata anche l'email del link della macchina virtuale, della virtual appliance da effettuare il download. Eccola lì. Shared Mr. Chef with you. È chiaro che in questo caso sono arrivate entrambe velocemente. In un caso reale, effettivo, la seconda email, quella con il link, dal quale adesso procederemo a scaricare la virtual appliance, arriverà dopo un giorno, due giorni, il tempo di farla, di progettarla e di crearla. Scarichiamo il file multiplo come un unico file zip. Chiaramente il file è abbastanza corposo e quindi in questo caso è stato accelerato il download e lo posizioniamo ad esempio sul desktop per semplificare l'azione di decompressione. Perfetto. Ora non dovremo fare nient'altro che decomprimere il file, lo zip, per ottenere una cartella con all'interno della quale presenti tanti RAR da 200 MB. Eccolo qui, tanti RAR da 200 MB, prendiamo il part 01 e lo eseguiamo, ci verrà richiesta la password, dovremo inserire la password che chiaramente sarà stata fornita attraverso un'email. Ok, e verrà chiaramente creata una cartella all'interno dei quali ci sono tutti i file che noi useremo per fare il deploy della virtual appliance nell'SXI. Perfetto, andiamo ad aprire il nostro client in SXI e come già precedentemente visto nel video tutorial 3 dovremo effettuare il deploy della virtual appliance. Procediamo su next. Ok, dovremo aspettare solo pochi minuti e la macchina è stata effettivamente importata. La macchina Asterisk è pronta all'uso in pochissimo tempo.
tempo che finisca il deploy, che chiaramente in questo caso è stato accelerato, si perde un po' di tempo in più. Ok, perfetto. È stato completato, ora non ci resta che mandarla in esecuzione. Però prima di mandarla in esecuzione dobbiamo fare una cosa molto importante. Dobbiamo andare nell'edit setting e nella scheda di rete dovremo copiare il MAC address della scheda di rete, perché c'è un piccolissimo problema che è velocemente risolvibile. Il MAC address chiaramente del deploy effettuato sarà differente dal MAC address della nostra creazione, quindi dobbiamo fare un piccolo hack. Facciamo partire la macchina, dopo aver inserito in un editor normale questo MAC address che ha creato, non dobbiamo fare nient'altro che una sostituzione in un file presente nella macchina. Facciamo partire il nostro asterisk. Subito dopo entriamo come root, eccolo qui, entriamo come root e utilizziamo la password che verrà chiaramente fornita all'interno dell'email. Tutte le password chiaramente sono differenti da appliance ad appliance e vengono fornite all'interno di un'email. Per sincerarci, andiamo a verificare con ifconfig che l'indirizzo IP che ha acquisito la scheda di rete sia diverso da quello correttamente configurato nella virtual appliance, e andando in nano con il comando nano in etc sysconfig network scripts ifcfg eth0 dobbiamo andare a modificare il nostro MAC address, pardon. Dove copia e incolla non funziona, dobbiamo scriverlo a manina. E quindi andiamo in hardware address e mettiamo salviamo. Per chiaramente essere sicuri che tutto funzioni, riavviamo l'intero sistema. Al riavvio dell'intero sistema avremo che l'indirizzo IP dell'asterisk sarà quello correttamente configurato all'inizio. Il sistema è partito, riloghiamoci con root e password e digitiamo di nuovo ifconfig. Come si può vedere, l'indirizzo è il 192.168.10.171. Andiamolo a inserire all'interno di un browser e accederemo alla pagina amministrativa del FreePBX. Eccolo qui, con nome account admin,
inseriamo la password fornita via email e accediamo tranquillamente al pannello di controllo del FreePBX. Andiamo sul 10.171/fax e vedremo che è anche attivo AvantFax. Accediamo con admin e password fornita mezzo email. Perfetto, la linea fax è attiva e quindi siamo pronti per poterlo configurare. Prima di procedere con la configurazione dell'Asterisk dobbiamo andare a far sì che le macchine possano partire automaticamente in seguito all'attivazione dell'intero sistema. Quindi andiamo in configuration e andiamo in automatic startup, come spiegato nel video tutorial 11. Quindi questo ci consentirà che alla prima accensione del VMware le macchine partano automaticamente. Quindi adesso possiamo procedere nella configurazione di Asterisk. Andiamo a creare due estensioni, come ripeto è stato anche fatto vedere all'interno del video tutorial numero 8, e a queste due estensioni collegheremo due Grand Stream cordless, come vedremo successivamente. Quindi andiamo a creare le due estensioni 300 e 301, tutto molto molto semplice. L'unica cosa che dobbiamo scegliere è sempre una password molto difficile per tutelare chiaramente l'utilizzo del PBX, solo alle persone che hanno il consenso di utilizzarlo. Ok, andiamo a creare l'estensione 301. Dopo aver creato le estensioni non dovremo fare altro che programmare i nostri Grand Stream per far sì che si possano collegare. Questo è fatto vedere nei video tutorial presenti sul nostro canale YouTube ed è fatto vedere anche come si programma un Patton. Ecco qui, tutto si è registrato correttamente. Anche il Patton si è registrato correttamente e procediamo subito a un test. Dopo aver provveduto alla configurazione del Patton e chiaramente alla configurazione dei due telefoni, abbiamo spento tutto il sistema e adesso proviamo a riaccenderlo per verificare che il tutto funzioni e che chiaramente le macchine virtuali, le nostre appliance virtuali, partano automaticamente. Quindi abbiamo avviato la macchina, adesso non dobbiamo fare altro che collegarci con il nostro client SXi e verificare che le macchine siano partite automaticamente. Eccole qua, il primo pfSense è partito e fra qualche minuto partirà anche Asterisk, rendendo l'intero sistema funzionante e funzionale chiaramente. Qualche altro attimo di pazienza, via, sono partiti i due sistemi. Adesso potremo procedere con gli ultimi test prima di consegnare la macchina al cliente. Accediamo al 10.171 che è Asterisk, vedremo che sarà attivo. Eccolo qui, ci loghiamo, perfetto, il sistema funziona, facciamo dei test di chiamata ora.
Come avete appena visto, tutti i dispositivi si sono correttamente registrati, sia il button che i grand stream. A questo punto, prima di consegnarlo al cliente, dobbiamo fare una prova interna di chiamata. Quindi prendiamo il 300 e chiamiamo il 301. Dovrebbe per forza squillare. Infatti, sta squillando. Tutto è stato correttamente configurato. L'unica cosa che non possiamo effettivamente provare è la chiamata in esterno, ma per il semplice fatto che il pattern configurato si può collegare a linee PSTN, noi in realtà in ufficio abbiamo delle linee ISTN, però deve funzionare assolutamente. Eccoci qua alla fine di questa esperienza, proprio per verificare il risparmio di tempo che abbiamo ottenuto adottando queste tecniche, ho stilato i tempi impiegati per mettere su un'infrastruttura di questo tipo. Per quanto riguarda la modifica hardware, stiamo super giù a 60 minuti, è il tempo che ci si impiega bene o male per installare l'external RAID, la RAM e i due dischi da 2,5 pollici. L'installazione del VMware ha portato via 22 minuti. Il download del pfSense e la sua decompressione ha portato via 10 minuti, l'inserimento del codice seriale velocissimo è stato roba di un minuto, l'installazione del pfSense 25 minuti, l'acquisto della virtual appliance di Asterisk 8 minuti, il download e il deploy dell'Asterisk 35 minuti, impostazione dell'avvio automatico della virtual machine 1 minuto, creazione degli interni 10 minuti e la verifica finale del pattern del telefono Grand Stream ha portato via 5 minuti, per un tempo totale di 177 minuti, pari quasi a 3 ore, che è un tempo irrisorio per mettere su un'infrastruttura del genere. Chiaramente non posso fare un'analisi dei costi perché qualsiasi operatore del settore la può fare velocemente. Stiamo parlando di un server che all'ingrosso costa pochissimo, stiamo parlando di materiale hardware che costa effettivamente poco e quindi potrebbe essere utilizzato in un'azienda di questo tipo, abbattendone chiaramente moltissimo i costi finali. Arrivederci al prossimo caso reale. Merry Christmas and Happy New Year! E sperando che il nuovo anno, il 2013, sia più proficuo del 2012 per tutti. Tantissimi auguri di Buon Natale a tutti e buone feste! Buon Natale e felice anno nuovo! Senza inutili giri di parole, vi auguro Buon Natale e Buon Anno